Beh, è carino che tu me lo chieda. Sono stato in molti modi Non ti darò ultimamente. neanche un penny. Io non sono qui per i soldi. Né un posto dove alloggiare nell'auto. Ho affetto o nutrimento, questo già lo so. Stavo pensando, insomma, sarà per l'età che avanza, ma comincio a riflettere e a farmi delle domande. È possibile che sia tutto qui? Perché esistiamo? Che succede dopo la Io non morte? so che cosa succederà. Tu non avrai niente. Mamma, te l'ho detto, non sono venuto qui per proprio niente. Non perché non ti voglia bene. Così profondi sono farina del tuo sacco. Da quando ti conosco non sei mai stato un grande pensatore e neanche un operatore o fornitore. Praticamente niente che abbia re finale. Beh, può darsi che mi stia facendo tutte queste domande perché l'anniversario della morte di Charlie si sta avvicinando. Quindi? Quindi, qualcosa per commemorarlo. Tipo che cosa? Orgia alla coca e squillo col culo di fuori? In realtà qualcosa del tipo, ad esempio, un bel collage commemorativo. Un che cosa? Un bel collage per ricordarlo, una raccolta di immagini che festeggino la sua vita. Che ne so, il certificato di nascita, le foto della famiglia, il certificato di morte, premi, spartiti musicali, diplomi, il certificato di Non morte. so se posso aiutarti. Ho il certificato di nascita, le foto da bambino, la canna che si è fatta in campeggio. Niente certificato di... ciao. Mi dispiace, non riesco a trovare niente sulla morte di tuo fratello. Sicuro? Articoli di giornale, obitori? Ho controllato tutte le notizie riguardo a Charlie Harper, qui e in Francia, e io ho trovato un mucchio di cose strane, tipo video a luci rosse che lo ritraggono, incluso uno dove appaiono i giocatori della pallanuoto maschile dell'Università della California. Pensa che ho trovato anche un delirante sproloquio su un ex datore di lavoro. Ma non c'è niente riguardo alla morte. Com'è possibile? Tu hai mai visto il cadavere? Non c'era il cadavere, è stato investito da un treno e di lui è rimasto un frullato di carne e un paio di denti. Ma allora come fai a dire che è morto? È naturale che sia morto, ho le sue ceneri. Come fai a sapere che sono le sue ceneri? Beh, che cosa vuoi che faccia? Il test dell'herpes? Brilla, brilla, stella mia, mi domando chi tu sia. In un pozzo in casa mia, sarai sempre la mia follia. Oh, perbacco. Ah, mai una finestra in una prigione.